Questa notte ho fatto un sogno terribile, per meglio dire un incubo. E se ci ripenso adesso, mi sembra così irreale per tutte le cose brutali che accadevano. Sarebbe difficile anche soltanto immaginare una realtà simile. Pensate che da un giorno all'altro ai bambini non fu più concesso di andare a scuola, ma non a tutti i bambini. Il divieto si riferiva soltanto a quelli di razza ebraica. Agli ebrei iniziò ad essere requisito ogni bene, il cibo iniziò ad essere razionato, gli venne strappata la cittadinanza, il lavoro, la dignità. La musica scritta nei lager nazisti diventa un concerto. Il dovere di ricordare, questo è il titolo dell'evento, ospitato nel salone del Circolo Artistico in Corso Italia ad Arezzo, inserito tra le manifestazioni in occasione della Giornata della Memoria. Una chitarra, un soprano e una voce narrante con musica inedita scritta nei campi di concentramento hanno raccontato così le storie dei sopravvissuti. Tutti ne eravamo a conoscenza, sapevo e non ho detto niente. Ho voltato il viso e sto togliendomi lo sguardo della più totale indifferenza. Io sono colpevole e con me altre migliaia di persone. Molti sono stati addirittura capaci di tradire vicini di casa, conoscenti o colleghi di lavoro, in cambio di un compenso da parte dei nazisti. Un bambino valeva 1.500 lire, una donna 3.000. Per un uomo si potevano ottenere ben 5.000 lire. Assume una grandissima valenza di memoria e ci aiuta a ricordare e ad immergerci proprio in quella che era la vita nei lager, perché spesso la musica era scritta segretamente e molti di questi manoscritti sono stati ritrovati sottoterra, perché i musicisti scrivevano e nascondevano le loro opere perché erano sempre a rischio di essere giustiziati, perché la musica, come la cultura, come la scrittura, come leggere i libri, era proibito a tutti gli ebrei in quei terribili anni. Persone ammassate una all'altra, trattate come bestie nel buio dei vagoni, con un po' di paglia per terra e un secchio per i bisogni. Non scese più da quel treno e chi dopo quel treno precipitò nell'inferno, fatto di filo spinato, fame e morte, tra un coro di singhiozzi, urla, richiami, implorazioni, gridate al vento. Un bambino si addormentò tra le braccia di sua madre per l'ultima volta. Trasmettere questi testi che sono manoscritti, quindi sono stati scritti proprio nei campi di concentramento, quindi riportare le emozioni nel momento in cui hanno proprio scritto questi testi, è sicuramente questa la difficoltà nel caso appunto di recitare questi testi. Per invece il discorso delle Ninna Nanne, dei brani che abbiamo scelto, sono sicuramente sì anche lì dei brani molto emotivi, proprio perché si viveva appunto in un contesto di dolore, di estremo dolore. Qualcuno però su quei vagoni non ci salì mai. I sopravvissuti si salvarono grazie a quelle poche persone disposte a mettere a rischio la propria vita per quella di qualcun altro. Grazie al loro coraggio sono stati capaci di vincere e respingere l'indifferenza.